Amici di Battista 70 Phone, ecco il mio regalo di Natale per voi, la video recensione del Nokia Lumia 1520. Lo sto testando da un paio di giorni, prima di me l'ha usato anche Lucio un'altra una giornata, ed eccoci ora alle conclusioni finali. La fotocamera mi riservo di testarla meglio tra oggi e domani, sperando che migliorino anche le condizioni meteo, perché qui veramente è un disastro. Natale sotto la pioggia con vento, freddo. Vabbè, d'altra parte abitiamo in Lombardia, non siamo ad Honolulu, quindi vabbè, potevamo aspettarci solo questo. Ok, spostiamo un attimo l'alberello di Natale, che abbiamo un lavoretto di mio figlio. Andiamo ad estrarlo dalla scatola, vediamo anche la confezione come è composta. In questo momento vedete che è già acceso e compare subito la prima caratteristica del Nokia Black, comunque GDR3. Come vedete, si vedono le notifiche anche a display spento. Come ben sapete, il display si attiva col doppio tap. Ma mettiamolo un attimo da parte, vediamo cosa abbiamo nella confezione. La spillettina per la nano SIM. Anche Nokia ha fatto questa scelta, su cui non mi esprimo, sinceramente. Qui abbiamo la manualistica. Alimentatore da parete USB, cavo per l'alimentazione dati, sincronizzazione col computer, micro USB, USB, e qui abbiamo degli auricolari che devo dire non sono niente male. Mettiamoli qua da parte, che li vedremo poi in funzione con la radio FM, perché un nostro ascoltatore gentilmente mi ha chiesto se posso far vedere anche la radio, dato che anche telefoni di fascia alta di alcune marche non hanno questa funzione, che secondo me è una cosa che costa poco ed comunque è utile, quindi direi che sarebbe il caso di implementarla su più modelli, anche perché non capisco come mai ci siano modelli da 200 euro che hanno la radio FM e modelli da 700 che non la possiedono. Da questo punto di vista, no, che non si può dire nulla, la radio c'è e funziona anche bene. Diamo un'occhiata alle caratteristiche fisiche, non voglio perdermi in troppe chiacchiere. Vi dicevo, dotato di nano SIM, connessione LTE. Vediamo un po' le dimensioni, molto importanti. Vi dirò che, insomma, come tascabilità non è proprio il massimo. Tasca interna del giubbotto, tasca interna della giacca ci sta, nei jeans non ci sta, ve lo dico chiaro e tondo. Stiamo parlando comunque di un display da 6 pollici. Abbiamo dimensioni di 162,8 x 85,4 x 8,7 mm di spessore, quindi un spessore molto contenuto. E rapportato alle dimensioni, direi che il peso è anche abbastanza contenuto, perché parliamo di 209 grammi ben distribuiti. In mano comunque abbiamo una buona ergonomia, ma come hanno fatto notare in altri siti specializzati, non si riesce ad usare con una mano. Nel 99% dei casi lo dovrete utilizzare con due mani, ma d'altra parte, ripeto, 6 pollici non sono da tutti. Comunque il display è di tipo Corning Gorilla Glass 2, è un clear black, IPS LCD, 1080x1920, 367 ppi di densità, che su un display di queste dimensioni non sono assolutamente niente male. Dopo andremo a regolare la luminosità, vedremo di impostarla nel miglior modo possibile, che vi dico solo che il display è veramente stupendo. Cosa monta questo terminale? Abbiamo un processore quad core Snapdragon 800, quindi di ultima generazione, con 2 giga di RAM. Il processore è da 2,2 GHz Cray 400 e una scheda video Adreno 330, quindi diciamo siamo proprio al top delle prestazioni. Una memoria interna da ben 32 giga espandibile. Qui di fianco abbiamo la possibilità di espandere la memoria. Abbiamo ingresso, scusate dove sono andato a finire, nano SIM e micro SD da questa parte. Devo dire che il terminale è fatto davvero molto bene ed è ottimi materiali, sinceramente è stato fatto un buon lavoro. Poi abbiamo GPS, AGPS, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, come vi dicevo, radio FM. Insomma, diciamo che non manca nulla, ricarica wireless senza necessità di basette, non c'è bisogno di mettere cover né niente. Qui abbiamo i microfoni HAAC, come cavolo si chiama, che consentono di avere una registrazione video in qualità stereo davvero molto buona.
una fotocamera da ben 20 megapixel con dual LED flash, possibilità di salvare le foto in formato RAW, nella fotocamera vengono chiamate DNG, poi vi farò vedere, monta lenti Carl Zeiss, stabilizzatore ottico, non mi ricordo se l'ho già detto, video 1080p a 30 fps, tecnologia PureView, dual capture, geotagging, face detection, panorama, insomma che dire, il massimo della tecnologia. Qui dietro abbiamo lo speaker e qui ho qualcosina da ridire perché non è proprio il massimo, mi aspettavo qualcosa meglio. Frontalmente abbiamo una cam frontale da 1 megapixel 2 720p 30 fps per la ripresa video, il microfono è posizionato qui sotto, insomma un terminale fatto davvero bene, ve lo vado a far vedere un po' nei particolari, nei dettagli. Qui sotto abbiamo l'ingresso micro USB, il microfonino è collocato, ora faccio fatica a vederlo, comunque è collocato qui in questo settore, micro USB come vi dicevo, da questo lato abbiamo i due ingressi per la nano SIM e per la micro SD, jack da 3,5, bilanciere del volume, tasto di avvio spegnimento stand by, tasto della fotocamera, insomma che dire, un terminale ben assemblato, ben costruito, qui vi dicevo i microfoni HAAC, ottimo, ottimo grip, non scivola, questo è il modello bianco come potete vedere, diamo una pulita un attimo al display, scusate, ok, andiamo ora a sbloccarlo, andiamo nelle impostazioni, andiamo subito a vedere le informazioni del dispositivo, impostazioni, ok, prima cosa che direi di fare è andare a regolare la luminosità, internet, schermate, blocco, wifi, rete cellulare, ci sono talmente tante impostazioni, backup, date ora, luminosità, ok, direi di passare, no vabbè, non regoliamolo automaticamente, medio, proviamo a metterlo alto, vediamo come reagisce, direi che abbiamo un'ottima luminosità, spero che non spari troppo. Allora, il blocco del display, rotazione, schermata di blocco. Una volta sono stato sgridato perché ci ho messo un nanosecondo in più a capire dov'era. Mettiamolo sui 5 minuti, vi dicevo, andiamo nelle info ed extra per vedere. Allora, transfer audio, controllo di memoria, filtro, punto di accesso, rete. Ne abbiamo veramente, poi Glance è praticamente l'interfaccia. Quando il telefono passa in stand by vengono visualizzati rapidamente l'orologio e le notifiche come abbiamo visto prima ed è una caratteristica molto utile, non avendo un LED di notifica è comunque, comunque comodo avere anche in stand by la possibilità di notare subito se abbiamo delle notifiche o meno. Extra and info, possiamo vedere Lumia Black ed è GDR3. Allora, pro e contro di questo terminale ve li posso dire già subito. Partiamo dalle cose negative così almeno ci teniamo il positivo per dopo. Allora, la qualità telefonica sinceramente mi aspettavo di meglio. L'audio l'ho trovato leggermente ovattato e anche come ricezione non è proprio il massimo. Abbiamo una scheda Vodafone qui dentro, la nano SIM che mi ha lasciato Lucio perché io non ho nano SIM. Qui mi dà 3G, dove lavoro io spesso me lo sono ritrovato in GPRS e insomma la cosa non è che mi abbia ben impressionato, pensavo avesse una ricezione migliore. Poi anche a livello fluidità, sì è molto fluido, però capita abbastanza spesso di avere degli impuntamenti oppure che non prenda dei tocchi, magari vado a cliccare e devo cliccare 2-3 volte prima che mi prenda il touch. Probabilmente anche il fatto che comunque stiamo parlando di un aggiornamento nuovissimo, quindi può essere che ci vogliano, diciamo, dei piccoli update per sistemarlo. Andiamo a sentire la qualità telefonica in viva voce. 190 chiama, viva voce, dovrebbe essere già al massimo, penso, sì. Benvenuto in Vodafone. Per la telefonia mobile e internet con smartphone, chiavetta e... Qui si sente abbastanza bene, in viva voce non è male, però quando è in fase di chiamata non è che sia proprio il massimo della vita, almeno io ieri sentivo abbastanza ovattato, secondo me la cosa è migliorabile, a mio modo di vedere. Andiamo a vedere, come vi dicevo abbiamo una buona fluidità, qui mi è sparito qualcosa, vabbè non mi ricordo cos'era.
io direi di passare a vedere subito quello che è il piatto forte. Andiamo nella fotocamera. Allora, vi faccio vedere nelle impostazioni, dovrebbe girarmelo, spero, ok. Oltre a tutte le varie cose, obiettivi, frontale e cose varie, abbiamo la possibilità, come vi dicevo, di scegliere in che formato salvarlo. Come sapete, avete il salvataggio in doppia copia, una copia compressa a 5 megapixel e una copia, diciamo, più espansa in 16 megapixel. Se volete, avete la possibilità anche di salvare o in solo JPEG oppure in DNG. DNG sarebbe il formato RAW. In questo modo avrete la foto così come viene acquisita dal telefono senza nessun tipo di elaborazione. Oggi ho intenzione di fare delle prove con entrambi i metodi, sia con la fotocamera normale, sia con l'acquisizione, diciamo, normale, sia con il formato RAW. Voglio vedere come si comporta. Poi ben sapete che quando dovete passare, se volete utilizzare Procam, vi basta fare lo switch, avete la possibilità di impostare a livello professionale tutte le vostre scelte, diciamo. E devo dire che questa è una cosa molto ma molto comoda. Vi dicevo, ripresa video, avete la possibilità di sfruttare per l'audio i quattro microfoni HAAC, per cui avrete la possibilità di avere un diciamo una resa dell'audio davvero molto buona. Proviamo a scattare una foto velocemente al nostro alberello qui. Ecco, come vedete, la foto è a dir poco stupenda. Guardate anche il dettaglio. Da questo punto di vista, assolutamente la cam è qualcosa di spettacolare, davvero ottimo. Guardate anche il bottone qui, andiamo a ingrandire il bottoncino, vedete che è qualcosa di veramente notevole. Insomma, direi che sulla cam avremo parecchio da divertirci. Ora usciamo da qui e passiamo, diciamo, alla nostra classica recensione. Devo dire poi, tra le altre cose, che mi sono trovato bene con le notifiche. Adesso sia Facebook che Twitter reagiscono in maniera molto buona. Instagram beta, anche quando ricevo delle notifiche, comunque mi compare il numerino delle notifiche che ho ricevuto. Insomma, non è niente male. Ah, altre chicche che volevo farvi vedere: abbiamo sia Photo Beamer che Nokia Beamer. Come funzionano queste due applicazioni? È abbastanza semplice. Tramite l'applicazione avete la possibilità di condividere su un display esterno quello che è o la vostra schermata oppure delle foto. Praticamente vi faccio vedere, apriamo Photo Beamer, decidiamo di condividere delle immagini, anzi passiamo al rullino, decidiamo di condividere un'immagine. Sullo schermo del tuo amico accedi al sito www.photobeamer.com. Quando si accede al sito, cosa succede? Compare come si chiama? Un codice a barre, diciamo. Tramite lo schermo andate a cliccare sul codice a barre e le vostre foto verranno visualizzate sul computer o anche sullo smartphone del vostro amico. Stessa cosa succede per la funzione Nokia Beamer. Non so se avete visto su Facebook, l'altro giorno ho postato una foto in cui avevo il telefono appoggiato sul portatile con la stessa immagine praticamente. E devo dire che la funzione è molto bella. Poi abbiamo la possibilità di usare Office 365, iniziamo a lavorare su un documento al lavoro, torniamo a casa, possiamo continuare a lavorarci sul terminale. E devo dire che questo è una gran cosa a livello, diciamo, lavorativo. Fornisce un bel surplus e dà una buona mano. Poi abbiamo Nokia Storyteller per organizzare le foto, tipo una storia, organizzandole per località e quant'altro. Insomma, diciamo che abbiamo veramente una dotazione software fornita da Nokia, niente male. Come vedete, volevo scorrere e mi si è aperto il display. Vedete, adesso si è un attimo impuntato. Ogni tanto ci sono dei piccoli impuntamenti, vedete? Anche ora. Guardate, succede a volte che voi volete scorrere e vi si apre l'applicazione. Mi è già successo più volte. Ho notato che, insomma, a mio modo di vedere, non dipende dal display, perché il display è molto reattivo, molto buono, ma probabilmente dipende dalla versione nuova. Ma ci può stare, sinceramente non la vedo come una cosa drammatica. Nuovo sistema, quindi
quindi ci sta che possa avere degli impuntamenti. Andiamo a vedere le foto, vediamo, diamo un'occhiata come rende, andiamo negli album, vabbè, qui mi ha caricato tutte le mie foto, SkyDrive, Facebook e quant'altro. Andiamo a vedere le nostre solite foto, vediamo un po' com'è la resa del display. Non ho scaricato il programma che mi avete consigliato, non datemi del rimbambito, se nello sfogliare faccio qualche casino. Allora, il nero comunque ha una buonissima resa, il display clear back è veramente buono, vedete il rosso ha veramente un bel colore rosso, arancione, che dire, come display è a dir poco stupendo. Guardate anche qui l'azzurro, che bello che è, il cielo, con essendo un display comunque IPS, ha dei colori che sono fenomenali, guardate anche il dettaglio, cioè assolutamente un display a dir poco stupendo. Queste cosa c'entrano? Mi si è infilata dentro altra roba. Vabbè, come potete vedere, leggermente i colori li ha leggermente saturati in questo caso, però devo dire che come display è assolutamente bellissimo. Anche il nero, come potete notare, ha una buonissima profondità. Anzi, facciamo una cosa così, così lo possiamo notare meglio. Vedete che il nero ha una buona profondità, assolutamente niente da dire. Per quanto riguarda il display, è assolutamente uno dei migliori che ho mai visto in vita mia. Ora possiamo passare a vedere magari qualche video. Io non mi ricordo mai qui com'è che non me li gira. Vabbè, sono rimbambito io. Vabbè, non importa, tanto poi me li girerà nel momento opportuno. Quindi torniamo indietro, andiamo in video, andiamo a vedere il nostro solito video di helicopter. Partiamo già da qua. Livello video è buono. Il suono mi piace, però sentite leggermente carente dei bassi. Se dovessi fare il confronto con un altro terminale, spero di riuscire a farlo, sentirete che ha una diversa profondità dei suoni. Per quanto riguarda l'audio non ci si può lamentare, per quanto riguarda la profondità del suono devo dire che insomma ho sentito anche di meglio. Volevo vedere un altro brano, vedere un pochettino Rob Zombie. Sentiamo Aerials. Ok, basta, perché sennò poi su YouTube mi creano problemi. Come sentite, l'audio non ho assolutamente niente da dire, nel senso è buono, trovo che sia un pochino carente per quanto riguarda i bassi. Allora, contentiamo l'amico che mi ha chiesto di fare anche delle prove sulla radio FM. Vi devo dire che l'audio in cuffia è molto buono, però anche qui i bassi, diciamo, non sono molto esaltati. Allora, andiamo a mettere la cuffia, musica più video, andiamo sulla radio, già si sente, però vabbè, passiamo all'autoparlante. Aspettate le condizioni. Ecco. Ora col tempo. Che è successo? Come potete sentire, la radio si sente veramente bene anche in viva voce, quindi se siete al lavoro, che ne so, non avete una radio, potete tranquillamente utilizzare questa. Ripeto, il suono in cuffia è buono, però come per quanto riguarda il suono in viva voce devo dire che un po' manca dei bassi. La gestione delle medie, delle mail mi piace tantissimo, è davvero molto immediata, come sempre su Windows Phone, se devo leggere, eliminare delle mail, come vedete, ha una velocità impressionante, come anche la velocità di sistema è davvero elevatissima. Ottimo il fatto che abbiamo hard drive già installato di serie. Che dire, potete scaricare le mappe che volete, generalmente il fix
molto, molto rapido, buonissima precisione su strada. Insomma, questo è un surplus di Nokia che insomma non è assolutamente da poco. Ecco, nel frattempo aveva fatto anche il fix, se non ho visto male. Rivediamo, scusate. Ah, ok, perfetto. Ha già fissato in casa e con tempo veramente brutto, se così vogliamo dire, per dirlo in termini un pochettino più gentili. Diamo un'occhiata al browser e anche qui qualche leggero qualche leggero impuntamento l'ho riscontrato. Come vedete ora, se ci avete fatto caso, guardate anche i tasti qui, ogni tanto mi è passato in GPRS, insomma non una ricezione propriamente da Nokia. Passiamo qui, come avete visto, altra chicca, ora per chiudere l'applicazione possiamo tranquillamente fare il tap e ce le va a chiudere, senza dover lasciare aperte come prima. Andiamo a richiamare qui, allora, andiamo nel sito del Verge, The Verge, andiamo a cercarlo. Vediamo un po' come si comporta. Ok, ovviamente prima ci apre la versione mobile, noi non facciamo nient'altro che andare a aprire full site. Come sapete lo scorrimento non è come quello di Android, quindi non è che quando tirate quando date la scrollata, diciamo, insomma, termine poco carino, comunque insomma, quando fate lo scrolling non va come Android, che arriva direttamente a fine pagina, è una cosa un pochettino più morbida. Per l'amor di Dio, va bene, diciamo che c'è un attimino quel decimino di ritardo. Facciamo il doppio tap, vediamo com'è il pinch to zoom, assolutamente buono, niente da dire, questa è la massima risoluzione del pinch to zoom. Vediamo anche un pan, non ci si può lamentare assolutamente, va bene. Ogni tanto riscontro qualche micro impuntamento, nel senso che a volte quando si passa col dito, come succede per le applicazioni, c'è quel momentino di... mamma mia, proprio da milanese, ha quel momentino di ritardo nel recepire il tocco. Adesso non ho capito dove è andato a finire. Comunque vabbè, voglio dire, sono piccole cose, cioè proprio quelle, sono pignolerie, se così le vogliamo chiamare, niente di eclatante, però sono cose che sto riscontrando nell'uso ed è giusto che vengano dette, perché io sono qui per fare una video recensione, come ben sapete, e non uno spot commerciale, e questo viene anche apprezzato comunque da chi di dovere. Ora andiamo a vedere come si comportano i giochi. Vediamo un po' la presentazione, molto bella. Questa è la versione trial, quindi non abbiamo grossa scelta, dobbiamo fare per forza la modalità carriera. Una delle cose che a me è sempre piaciuta di Windows Phone è il fatto che si possono provare i giochi prima di decidere di comprarli. Abbiamo una quindicina di giorni di trial generalmente, quindi se il gioco dovesse piacermi potrei anche comprarmelo, se non dovesse piacermi perlomeno l'ho provato e posso decidere. E questa è una cosa che secondo me dovrebbe essere fattibile su tutte le piattaforme. Questa è una cosa di cui ho sempre dato dall'inizio al sistema Windows Phone, al market, la possibilità di provare. Provo e poi decido. Se non mi piace non lo compro, se mi piace lo compro, se non provo non lo posso sapere. Guardate che belli i dettagli. Nonostante lo schermo sia molto ampio, abbiamo veramente un'ottima maneggevolezza, come potete notare. Vai di derapata. Lasciamo stare il guardrail che sta lì bene dov'è. Andiamo a fare un po' di spettacolo. Guardate anche i dettagli quando si sfascia la macchina. Ora sto anche facendo apposta a frantumarmi, non sono così pippa, ho imparato a fuori di daglie e ridaglie.
No, che dire, è davvero molto, molto buono, non si può dire niente, la fase del gaming è davvero buona. Poi insomma sto vedendo che Windows Phone, il market, cominciano ad arrivare i giochi in tempi abbastanza rapidi. Mo' cos'è partito? AccuWeather, vabbè, fa niente. Possiamo vedere che tanto il tempo, basta guardare fuori, questo è purtroppo. E vi dicevo, anche le applicazioni adesso cominciano a essere un po' più rapide nell'arrivo, e dove non ci arriva il market, ci arriva tranquillamente Nokia senza grossi problemi. Che dire, secondo me è un ottimo terminale. Ripeto, ci sono alcune cosine da sistemare a livello, diciamo, fluidità, e sono rimasto un po' basito dalla ricezione, nel senso dalla tenuta del segnale. Essendo Nokia, mi aspettavo sinceramente qualcosina in più. Sinceramente, non sono mai rimasto senza segnale telefonico. Le chiamate, secondo me, il volume l'ho trovato leggermente ovattato, ma comunque è chiaro, ci si sente. Però diciamo che, insomma, da un terminale di questo tipo, qualcosina di più mi sarei aspettato. Tolto questo, è fantastico, vi ripeto, il display è bellissimo, la velocità di esecuzione è davvero molto rapida, avete visto entrare e uscire dalle applicazioni, è una cosa molto, molto immediata, non ci mette tanto. Anche applicazioni come Facebook, che hanno sempre dato problemi, laggate, come vedete, sono subito entrato, idem con Twitter, adesso è il tempo di caricarlo, poi vedete anche la velocità di uscita, di entrata nelle applicazioni, è immediato, su qua non c'è niente da dire. Però diciamo che insomma, qualche bughettino, qualche laghettino e una ricezione proprio non all'altezza di Nokia, insomma, vanno comunque segnalati. Per il resto, ripeto, ottimo davvero. Con questo concluso, ancora un buon Natale, ci mettiamo anche il nostro alberello qui. E tanti saluti da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone. Battisti 70, phone, the human sensor technology.